my boy, the one day somebody broke my heart. Oh, my parents, I sold the line, killed by hands, hands dying. Thursday, I promise to myself to find them in every place. Cause I couldn't live no more without you, babe. I'll be no more a man if I don't kill all them. I can't forget it, what I saw when I was a boy. E allora? Non c'è niente da fare. Moran li ha aizzato tutti contro. Non solo i suoi uomini, ma anche mezzo paese sarà qui domattina per impiccare Powell. Sono diventati pazzi! Io non ho fatto niente! Ma come posso dimostrarlo? Era una ragazzina più giovane di mia figlia. Lo so, Powell, lo so. Ma purtroppo il suo corpo è stato trovato nel tuo ranch. Voi sapete chi è stato e perché! Sì, sì, lo so. Però questo non serve a nulla. Loro vogliono linciarti e io devo impedirlo e lo farò. E allora datemi una pistola e un cavallo e aiutatemi a fuggire. No, ti riprenderebbero. La tua fuga sarebbe una confessione. E se anche riuscissi a fuggire, che faresti? Dovresti nasconderti e saresti un ricercato. No, non puoi. Ti dirò io qual è la soluzione, Powell. Senti, e ascolta anche tu, Doc. Moran sa che l'unico modo per salvarti è chiedere l'intervento della guarnigione di Fort Berkeley. Questa è la sua unica paura. Moran sa che non ti farò scappare e che io voglio il processo. Perciò ho pensato di ingannarlo. Ascoltami. Tu uscirai di nascosto da qui e andrai verso Fort Berkeley. Io invece uscirò con lui e lo porterò nel mio ranch. Questa sarà la prima cosa che penserà Moran. Verrà lì a riprenderlo. Anche se fosse così, non lo troverà. A Moran dirò che è fuggito e mentre i suoi perderanno tempo a cercarlo, noi aspetteremo tranquillamente la scorta che accompagna la diligenza della South California e consegnerò Powell a loro perché venga giudicato a El Paso. Lì potremo testimoniare che Powell è un uomo onesto
E che il suo unico errore è stato quello di impedire a Moran di impossessarsi della fonte d'acqua nella parte alta del suo ranch. Allora vedremo chi sarà a pagare la morte della ragazza. E tu, Powell, tornerai al paese con tutta la tua famiglia, libero da ogni colpa. Bene, Doc. Sei pronto? Abbiamo poco tempo. Sì, capo. Auguri, Powell. Andrà tutto bene, vedrai. Anche se ti dovessero vedere, non fare l'eroe, lasciati prendere. Tutto quello che devi fare è fargli perdere il maggior tempo possibile. Buona fortuna. Grazie, capo. Sta andando a Fort Berkeley. Raggiungilo. E poi portalo dal capo. Powell, sia ben chiaro. Se succederà qualcosa, non pensare che ti lascerò fuggire. Sta buono, Sam, o sarò costretto ad arrestarti. Uno sceriffo che aiuta un prigioniero a fuggire non ha diritto ad arrestare nessuno. Sto trasferendo il prigioniero. 3 secondi per tornare indietro, altrimenti sparo. Vedi come mi aiuta la nostra Judy? Alex, dove vai? A trovare Miller. Va bene. Sceriffo, siamo venuti a riprendere Powell. Powell è riuscito a fuggire. Ha ucciso un tuo uomo e poi è fuggito sulle montagne. E perché non l'avete inseguito? Di notte era inutile. Ho mandato Doc a Fort Berkeley. Quando tornerà con i soldati faremo una battuta nei dintorni. Lo troveremo. Doc è con me e non porterà nessun soldato. Ti costerà caro l'aver fermato un rappresentante della legge, Moran. Doc non è mio prigioniero, ma uno dei miei uomini. E quando avremo liquidato te, Powell, sarai il nuovo sceriffo. È un uomo in gamba ed ha capito che per poter diventare qualcuno deve stare dalla parte del più forte. Doc, che tu sia maledetto! Allora, Mitchell, deciditi! O vi arrendete tutti e due o ammazzerò te e tutta la tua famiglia. Ti do 10 secondi. Fermo. Che vuoi fare? Basta con questa storia. Voglio arrendermi. Vi ho già dato troppi fastidi, Mitchell. Ma non hai ancora capito che siamo caduti in una trappola. Moran vuole tutti e due. Te perché ti odia e me perché non permetto i suoi soprusi. Che dobbiamo fare? Resistere qui, con la speranza che arrivi la scorta che accompagna la diligenza della South California. Ho perso la pazienza, Mitchell! I 10 secondi sono passati! Mettiamoci al riparo! Oh.
Io vado al piano di sopra, poi tenterò di uscire per prenderli alle spalle. Hai vinto. Che vuoi ora da noi? Solo una cosa. Ammazzarvi tutti. Voglio che quel porco assassino di Powell sia impiccato. E sarai ucciso anche tu, sceriffo. Come suo complice. Sei una carogna, Moran. Di me fa pure quello che ti pare, ma la mia famiglia non c'entra. Hai ucciso mio figlio. È morto combattendo. Anche lui sparava. Sei stato tu ad ucciderlo. E pagherà la tua famiglia. Portatemi la bambina! No! 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 Mamma! Mamma! Giudi, Giudi! Preparate la forca per questo. Grazie, sceriffo, per quello che avete fatto. Bella bambina hai. E il ragazzo dove sta? Fortunatamente non è qui. Lui almeno non potrei ammazzarlo. Non ti credo, Mitchell. Ma non preoccuparti. Troverò anche lui. Siamo pronti, capo! Buono, buono.
Avrai la lezione che meriti, Powell. Forse per te è troppo tardi per capire che non è bene mettersi contro Moran. Hai voluto sfidarmi e ora paghi. Dai, via! Oh! E vedi, sceriffo, Moran mantiene sempre quello che promette. Si era messo contro di me e ha pagato. Potresti ancora salvare la tua vita se eseguirai i miei ordini. Non potrai mai capire che uno preferisca morire piuttosto che diventare un assassino. Hai ragione. Non lo capisco. Questo è per mio figlio. Ma mamma! È una bambina! Lasciatela! La pagherai, Moran! No! Mamma! Mamma! No! Lasciatemi! Prendi la bambina. Verrà con noi. Andiamo. Uccidere selvaggina per mangiare è lecito, ma uccidere per il gusto di uccidere è contrario alla legge di nostro Signore, non lo sai? Andiamo, figliolo. Guarda, padre. Dammi l'acqua, presto. Chi sei, ragazzo? Dove sono i tuoi genitori? Eh? Mark, vai, di a mamma di preparare acqua calda, latte di capra e miele, corri! Andiamo, ragazzo. No, lasciala. D'ora in poi non ti servirà più. D'ora in poi non deve servirti più. Era di mio padre. E non la smette. No, purtroppo. Questo desiderio di vendetta è la sua sola eredità. È meglio lasciarlo stare. Mark, portagli un piatto di minestra e torna immediatamente. Vado subito. Che buon odore, mamma.
finirà per diventare una buona cuoca, vedrai, vedrai. Non bisogna mai disperare, sai. Molto gentile. Mark. Ti ringraziamo, signore, per questo cibo che oggi ci hai concesso. Ora vai pure. Devo proprio dirti una cosa, Anna. Ho fame. E allora mangia. Ti ho portato da mangiare, fratello. Non ho fame. Ah, bene. In questo caso la mangerò io. Doppia razione. Beh, non mi dispiace. Me ne vado, Mark. Lo hai deciso ora? In un certo modo, sì. Però sapevo che sarebbe successo, prima o poi. Sapevo che saremmo passati vicino a Danger Pass. Voglio andare a cercare l'uomo che assassinò mio padre. Per ucciderlo, immagino. Non lo so. Certo che lo sai, per ucciderlo. Sì, per ucciderlo. È forse un disonore che un figlio voglia vendicare la morte dei suoi. Mark, ti prego, non tormentarmi. Credo che sia un mio preciso dovere. Noi quaqueri siamo nemici della violenza. Pensiamo che uccidere sia sempre un male, contrario alla legge del Signore. E credo che noi siamo nel giusto. No, per favore. Non venirmi a fare prediche. Pensa bene a quello che fai, Alex. Allora, te ne vai? Sì, Mark, me ne vado. E quando tornerai? Quando avrò ritrovato mia sorella. Mi dispiace separarmi da voi, perché ora voi siete la mia famiglia. Tu, tuo padre, tua madre. Ma io, vedi, ho anche una sorella. E so che è viva. Addio. Voglio regalartela. Prendila. È tua. Addio, fratello. Se questa è la tua volontà, non posso impedirtelo, figliolo. No, papà. Bisogna che io vada con lui. Figliolo, ma perché? Non lo so. Forse per aiutarlo a non commettere sciocchezze. Non posso separarmi da Alex, padre. È mio fratello. Va bene, Mark. Però promettimi una cosa. Sii fedele alla nostra religione. E non fare uso della violenza in nessun caso. Non usare mai armi. Te lo prometto, padre. Che Dio ti protegga, figlio mio. E permetta a tua madre e a me di rivederti presto. Addio, padre. Buongiorno. Vi serve qualche cosa? Penso di sì, Johnny Miller. Ci conosciamo? Un giorno mi promettesti di insegnarmi ad usare la pistola come te. Alex! E io che ti credevo morto! Tua sorella, Judy, l'hai vista? Sono qui proprio per rivederla. Come sta? Puoi immaginartelo. È una povera figliola. Tu sei uomo, Alex. È diverso. Aveva bisogno di una madre che le stesse vicino. Non ha avuto gioventù. Nessuno che le volesse bene. Ed io e mia moglie
Non abbiamo potuto aiutarla. Mettersi contro Moran significa morire. Sta sempre con i Moran? Sì. Disgraziatamente sì. Ora però andiamo dentro a bere qualcosa. Tu sei qui e questo è l'importante. Potremo parlare e ti racconterò come stanno le cose. Per questo ti raccomando prudenza. Devi fare molta attenzione. Sta tranquillo. Posso fermarmi qui? Che domanda stupida. Questa è casa tua, no? Però non so se potrò esserti molto utile, Alex. Le mie mani ormai non sono più buone a niente. Grazie, Miller. Come potrò rivedere, Judy? Andrò a prenderla domani. Questa notte farò una visita a Danger Pass. Ehi tu, pianista! Vuoi smetterla di rompermi i timpani? Vogliamo che canti Eddie! E poi... Chiudi la bocca! Presto vedrai la tua. Dove sta Eddie? Ora viene, è in camera sua. Con mio figlio, vero? Sì, signor Moran. T'ho assunta per far divertire i clienti e non per stare con mio figlio. Va a cantare. Devo spiegartelo meglio. Sono stato con lei solo pochi minuti. Non t'arrabbiare, papà. Non devi abbandonare la sala neanche un minuto. Ti ho messo qui per lavorare e non per divertirti con quella donna. Hai capito? E non fartelo ripetere ancora. Tuo fratello sì che era un ragazzo in gamba. Do you think about myself when you see me every time all alone? Maybe I'm not so inviting, maybe I'm not so exciting as you. The thrill you're looking for, you think I have no more, no more. The truth is that you don't know me, and I know so few things about you. Just a little more together, a little time to work for you and me. Thank you.
Levati! No! 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 Un altro whisky. Chiamatelo, sceriffo. Che cosa vuoi fare? Te ne andrai quando te lo dirò io. E ti avverto, Edith. La prossima volta che ti farei toccare da un uomo, sarai tu a pagare. Sai che sei? Sei un assassino! No! Sei un essere spregevole. Ti odio, Charlie! Allora, tutti avete visto Charlie sparare per legittima difesa, non è vero? Legittima difesa! È così? Rispondi. Rispondi. Almeno dategli una pistola. Ora ce l'ha. Sì. Ora ce l'ha. Ha ragione, sceriffo. Pagati. Legittima difesa. È questa la fine che fa chi si mette contro i Moran. Fermati. Che vuoi fare, idiota? Non vedi che è senza pistola? Prima di sparare ad uno straniero disarmato, pensaci due volte. Non si sa mai chi possa essere. È soltanto un cowboy venuto qui per Edith. Li conosco bene, quei tipi. Sara. Oggi anche loro saranno contenti, sapendo che sei tornato per vendicare i tuoi parenti. Secondo loro, dove stanno ora? La vendetta non dà felicità. Chi loro? Niente. Stavo pensando. Andiamo, coraggio. No. Prima devi promettermi, qui davanti a loro, che li vendicherai. Il mio odio contro i Moran è grande, ma solo adesso mi accorgo quanto li odi tu. Sono anni che aspetto. Tu non sai cosa significhi lavare i piatti dove mangiano, i bicchieri dove bevono, rifare i letti dove dormono. Ho sopportato tutti questi anni. Fratello, forse tu non puoi capire, ma io avrò pace solo quando vedrò quell'assassino di Moran morto ai miei piedi. Alex, tu non permetterai che io muoia senza che la vendetta sia compiuta. Altrimenti, a che sarebbero valsi tutti i sacrifici, tutte le umiliazioni che ho dovuto subire aspettando il tuo ritorno? Mi capisci ora? Ti capisco, Judy. Anch'io ho aspettato troppi anni questo momento. Adesso so che devo fare. Sì. Ora dobbiamo andare. Io riaccompagnerò Judy. È meglio che non ci vedano insieme, potrebbero sospettare. D'accordo. Domani ci rivedremo al ranch. Ora ho altre cose da fare. Fa attenzione, Alex, ti raccomando. Sta tranquilla. Ciao, Alex. A domani, Miller. Ciao, Judy. Ecco qua. Grazie. Venite a vedere, giovanotto, se questo vi piace.
Quanto costa? $10 con le munizioni. Vi saluto. Oggi è un gran giorno per me. Ah sì? Perché? Solo oggi mi sento maggiorenne. Ah. Vedete? Questo è un regalo di mio padre. Shh. Avete finito? Ancora 10 minuti. Bob. Buongiorno, signor Moran. Salve. Dimmi, chi è quello? Non lo so. Non l'avevo mai visto prima. Mi ha detto solo che quel fucile è un regalo di suo padre e che solo oggi si sente maggiorenne. Grazie. Ciao, Bob. Signore. Che succede, amico? Che cosa si festeggia? Ma da dove venite, giovanotto? Perfino nell'Arkansas sanno che dopodomani si sposa la figlia del padrone. La figlia di Moran? E con chi? Con Doc, lo sceriffo. Sono molti anni che Danger Pass attende questo matrimonio. Da quando Gloria aveva 8 anni. Perché? È un premio di fedeltà? È meglio che state zitto, cowboy. Per molto meno potreste morire in questo paese. Un whisky. Che fai qui, Mark? Ti consiglio di andartene immediatamente. Alex, ognuno è libero di stare dove vuole, no? Se intralci i miei piani, o mi giochi anche il più piccolo, tiro, uccido anche te, Mark. Sai una cosa? Non ti credo. E smettila di lavorare. Se non lavoro io, nessuno lo farà per me. A che pensi? Credi che ci riusciresti, Alex? Con la confusione che ci sarà, sarebbe un gioco da ragazzi. Ma la dinamite, dove potrei trovarla? La vendono in paese. La puoi comprare se vuoi. No, Judy. Potrebbero sospettare. La ruberò stanotte. Io ti aiuterò. No. Tu devi restarne fuori. Se ci vedessero insieme, tutti capirebbero. E le nostre speranze andrebbero in fumo per sempre.
Salve, Doc. Salve, Nora. Sei meravigliosa, Gloria. Anda. Alex! Vattene. Non ti permetterò di fare una cosa del genere, Alex. Levati. Non devi farlo, Alex. Ma no? Perché? Forse quello che fecero ai miei genitori fu meno orribile. Ascolta, Alex, furono Moran e Doc. Gli altri non c'entrano. Coloro che permettono le ingiustizie sono colpevoli tanto quanto quelli che le commettono. Lo dice anche tuo padre. No, non lo farai. Ah sì? E come me li impedirai? Non lo farai, Alex. Mi sembrava che la tua religione ti proibisse di usare armi contro i tuoi simili. E per qualsiasi motivo. È per salvare tutta quella gente. Giuro che ti ucciderò se accendi la miccia. Ti ucciderò, Alex. Va bene, d'accordo. Ti ucciderò, Alex. È un delitto orribile. Se non spegni quella miccia, io morirò con loro. Questo momento vi dichiaro marito e moglie. Tanti auguri. Grazie. Silenzio, silenzio. Mentre ci preparano da mangiare, da bere per tutti. Congratulazioni. Molte grazie. Credo che anche noi abbiamo il diritto di bere. Voglio entrare! Oggi è chiuso, amico, non si può entrare. Ti ho detto che voglio entrare! Oh! Perché non dovrei brindare anch'io alla salute degli sposi? Voglio bere solo un bicchierino. Giusto, oggi è festa per tutti. Lascialo entrare. Dategli da bere e buttatelo fuori. Bene, e ora Edith ci canterà una delle sue canzoni. Brava! Che ci canta? Vi canterò una canzone della mia lontana terra, l'Irlanda, e la dedicherò agli sposi. Ah, bene! Alla salute! A wonderful day brings us.
Adesso devi aprire le danze con me. Sei stata meravigliosa. Non sparerai contro un uomo ubriaco. Lasciamo le pistole e battiamoci come due veri uomini. Che te ne pare? Non avrai mica paura di me. Allora? D'accordo. Sarà uno spettacolo di più in onore di mia sorella. Levati questo. State fermi. Voglio finirlo con le mie mani. Eccolo là. Ve lo restituisco, signor Moran, padre di un figlio idiota e di una figlia adorabile. Presento i miei omaggi e i miei ringraziamenti per avermi dato la possibilità di partecipare a questo giorno indimenticabile. Addio, signor Moran. Getta quell'arma! Perché l'hai salvato, carogna? Perché hai salvato quel bastardo? Parla! Parla! Rispondi! Di, voglio dirtelo, Charlie. Da 12 anni sto aspettando il momento di dirti quello che sento. Odio te e la tua famiglia. Ma ormai ho finito di aspettare. Morirai anche tu. Ormai è finita. È finita, hai capito? Tutti in paese desideriamo la vostra fine. Ditelo anche voi! Tutti hanno paura di te, ma io non più, capisci? Ma ora è venuto il mio momento. E oggi sono felice. Mi hai sentita? Felice! Perché finalmente ho visto tuo padre ammazzato, come un cane rognoso. Che soddisfazione. Ho ricevuto il compenso di 12 anni di amarezze. Di 12 anni di dura umiliazione. E ho dovuto soffocare in me l'odio, l'odio, l'odio! Che cosa? Adesso voglio dirti quello che volevi sapere. Quell'uomo è mio fratello. Chi poteva desiderare tanto quanto me la morte di tuo padre se non mio fratello?
Ora sai tutto. Puoi uccidermi se vuoi, non mi importa. Non mi importa più niente perché ho avuto la mia vendetta. E ora uccidimi. Che aspetti? Uccidimi. Ucciderti? No. Non ti ucciderò. Mi servi viva ora che mi hai detto chi è il bastardo che hai salvato. Se tra di voi c'è qualche suo amico, che lo avvisi. Gli do 24 ore per presentarsi da me disarmato. Altrimenti ucciderò sua sorella a frustate. E se tra di voi non c'è nessuno che lo conosca, non mi importa. La ucciderò lo stesso. Rinchiudila. Sta arrivando qualcuno. Tu resta qua. Fermati, straniero. Che vuoi da queste parti? È qui, Alex. Alex, non conosco nessuno con questo nome. E tu chi sei? È mio fratello, Miller. E da quando in qua hai un fratello? Beh, è il figlio dell'uomo che mi ha cresciuto. Sono 12 anni che stiamo insieme. Ci vogliamo bene. Mark, scendi da cavallo e dici perché sei qui. Sei un farabutto. Di la verità, fratello. Sei qui per una predica? Lo sai, Mark è un quacquero e gli piacciono le prediche. Sono soddisfatto. Proprio così, Mark. Moran è stato ammazzato da suo figlio. Questa è vera giustizia divina. Senti, Alex ha ragione di ritenersi soddisfatto, predicatore. E sono sicuro che tutta Danger Pass si sta rallegrando dell'accaduto. Moran meritava mille volte la morte che ha fatto. Ti avevo avvisato. La violenza chiama altra violenza. Adesso tocca a Charlie vendicarsi. Che ci provi? Ci prova. In una maniera spaventosa. Ha frustato tua sorella senza pietà, davanti a tutti. Judy? Beh, perché? Chi gliel'ha detto che sono suo fratello? Gliel'hai detto tu? No. Gliel'ho detto lei. Charlie vuole vendicare suo padre. E la ucciderà a frustate se non andrai da lui entro 24 ore. Disarmato. Disarmato? Ma sarebbe una vera pazzia. Sì. Ti farebbe fare una fine orrenda. E che altro dovrei fare? Alex, ho parlato con alcuni uomini del paese. Sarebbero disposti ad aiutarti. Charlie farebbe in tempo ad uccidere Judy. E tu, fratello, non hai nessuna idea da darmi? Idee servono in questi momenti e non prediche, capisci? Ebbene, un'idea ce l'avrei. Anche Charlie ha una sorella che si è sposata oggi. Se noi riuscissimo a rapirla, potrebbe servirci come ostaggio a scambiarla con Judy. Magnifico! Questa è l'idea che ci voleva. Sì, questa potrebbe essere la soluzione. Puoi contare su di me, ma ad una condizione. Un momento. Non accetto condizioni. E non mi serve il tuo aiuto. Comunque, grazie per l'idea. Rispetterai la ragazza, vero Alex? Lei non ti ha fatto niente. Lei non c'entra con la morte di tuo padre e tua madre. Certo. Certo. Sta tranquillo. Io voglio solo liberare Judy. E credi di poter agire da solo? Non sarà facile. Doc avrà messo sicuramente degli uomini a guardia del ranch. Adesso che sa chi sei. Tu va al paese e cerca di sapere dove hanno rinchiuso Judy. Non preoccuparti per me. E non dimenticare che è la notte di nozze per Doc.
Salve, Alex. Hai tardato parecchio. E non è corretto da parte tua. Lo sai che questa è la mia notte di nozze. Preparate tutto per impiccare questo nostro amico. Mi credevi così ingenuo da non pensare che avresti tentato questa mossa? Rapire mia moglie per scambiarla con Judy. Ma hai perso la partita. Portatelo fuori. Basta. Legagli le mani. Mi dispiace, ma la tua è una razza sfortunata, Alex. Finiamola alla svelta, Doc. Fermi! Se tieni a tua moglie, sciogli subito, Alex! Ti do 10 secondi, poi sparo! E allora? Penso che non ti convenga. Privarti di una moglie così carina, che ne dici? Non aspetto più! Ti sei deciso? Scioglietelo! Liberatelo! In fondo la mia razza non è poi tanto sfortunata. La tua esecuzione è solo rimandata, Alex. Siamo in 2 ore a desiderare la tua morte. Mark, porta i cavalli. La pistola. E in quanto a te, Doc, aspetto solo che fai una mossa sbagliata per ucciderti. Signora, preparatevi. Dobbiamo fare un viaggetto insieme.
Perché non vai a dormire, Mark? Non ho sonno. Vai a dormire tu. Sorveglierò io la ragazza, non preoccuparti. Preferisco farlo io, fratello. Inoltre, sto aspettando Miller. Devo parlargli. Allora ti farò compagnia. Me ne dai un sorso, Alex? Non hai mai bevuto? È per scaldarmi un pochino. Fa freddo stanotte. Allora, non vai a dormire? Ti ho già detto che non ho sonno. Mi stai sorvegliando, vero? Voglio rimanere solo con lei. E perché? Suo padre ha sfregiato il viso di Judy con una frustata. E suo fratello l'ha frustata davanti a tutti. Tu non farai alcun male a questa ragazza, Alex. E chi me li impedirà? Ti prego, non fare stupidaggini. Vattene! Ascoltami, Alex. Questa ragazza non ha mai fatto del male, né a te, né a Judy. Già troppo sangue è stato sparso, Alex. E non basta! Voglio vendicarmi! Nessuno ha diritto di farti giustizia da solo, credimi. Io ti ho solo aiutato per salvare Judy. D'accordo. Ma ora è venuto il mio momento! E voglio fare a loro quello che hanno fatto a me! No, non te lo permetterò! Mark, vattene, te ne prego, vattene! Non provocarmi, Mark! Non obbligarmi a farti del male! Allora lasciala. Non c'è altra soluzione. Vattene! Thank you.
È qui fuori. Mi congratulo per la tua azione di questa notte. Hai dimostrato un grande coraggio, sparando su uomini disarmati. Questa non è la verità. Quella era una specialità di quel porco che hai ucciso ieri. Me la ricordo bene la scena, quando uccise mia madre. Che cosa cerchi qua? Mia sorella. E come credi di poterla riavere? Credo che sarai tu stesso a ridarmela. In cambio di che? Di gloria. Alex, qua il più forte sono io. Credo proprio che tu non abbia ancora capito la situazione. Dov'è Gloria? Credo di capire perfettamente la situazione. E credo che tu non sia il più forte. E ora fa bene attenzione. Se non mi restituirai subito Judy, Gloria morirà. Dammi un whisky. D'accordo. Ci scambieremo gli ostaggi contemporaneamente. E poi ci batteremo in duello. Sì, ma devo porti una condizione. Che condizione? Lo scambio avverrà in strada, dove l'intero paese potrà fare da testimone. E non ti consegnerò Gloria se prima Judy non sarà lontana da qui. E se non accettassi le tue condizioni? Anche Judy morirebbe, non ti pare? È la mia ultima parola. Che decidi? Va bene, d'accordo, faremo così. Ti aspetto tra un'ora. Vuoi che lo segua? Perché? Verrà da solo a mettersi in trappola. Va a Ranch ad avvertire gli altri. Io vi aspetto qui e gli faremo una buona accoglienza. Abbiamo un'ora di tempo. Va, sbrigati, che aspetti? Gloria, presto! Se tardiamo, il tuo fratellino potrebbe diventare nervoso. Non mi fido di quella carogna di Charlie. So che tenterà qualcosa. Lo faccia, abbiamo molti amici. Hai già parlato con loro? Non preoccuparti, se hai in mente qualche scherzo sarà l'ultimo della sua vita. Grazie, Miller, mi fido di te. Sei bella, molto bella. È un peccato che ci siano tante storie di sangue tra di noi. E credo che altro sangue scorrerà. Che c'è ancora? Noi stiamo andando in paese, possiamo? No, Alex. Charlie ti ha preparato un'imboscata. I suoi uomini ti stanno aspettando. Non andare. Mark, non devi preoccuparti per me. Non accadrà niente. Alex! Che vuoi? Io vorrei chiederti se puoi perdonarmi. Io ti chiedo scusa, fratello. Ma io ti sto chiedendo perdono per quello che sto per fare ora. Perché? Che stai per fare? Sta arrivando. Thank you.
conosco mio fratello. Sarà la volontà del Signore. Non voglio, Mark. Salvati. No, ormai è troppo tardi. Andiamo, Alex! Che aspetti? Hai dimenticato il patto? Slegala. Puoi andartene. Non fare domande. Prendi il carro e va al ranch di Miller. Lì c'è Alex che ti aspetta. Io lo tratterrò. Così Alex ha avuto paura all'ultimo momento. No, Charlie, sono stato io ad avere paura. Paura che seguiti a scorrere il sangue in questo paese. Non basta ancora. Vendetta e ancora vendetta, così non si otterrà nulla. Alex è mio fratello adottivo. Ero sicurissimo che lo avresti ucciso appena avesse liberato Gloria. Perciò ho preso il suo posto. Fratelli, riponete le vostre pistole. Tu hai avuto Gloria. Alex e Judy se ne andranno dal paese per sempre. Sentimi bene, so quello che devo fare, non voglio prediche. Sono un quacquero e la mia religione ripudia la violenza. Davvero? Ma io non ho religione. Dategli un'arma. E ora difenditi! È inutile, Charlie! Non sparerò! Sei sicuro? Forse cambierai opinione! No, Charlie! Dai, coraggio! Prendi la pistola! Prova a difenderti! Spara una buona volta! Se lo farai, morirai subito senza accorgertene. Altrimenti riempirò il tuo corpo a poco di piombo, fino a ucciderti. Spara, vigliacco! Va al ranch, poi verrò io a prenderti. Se vuoi andare in paese, non farlo. Ti hanno teso un'imboscata. Non preoccuparti, Judy. Miller sta arrivando con i suoi uomini. E poi non posso abbandonare Mark. Ah! Fa quello che vuoi, Charlie. Io non tradirò mai i miei principi. Queste mani non impugneranno mai un'arma. E allora la mia pazienza ha un limite. Ti avverto, Charlie, al primo movimento di uno dei tuoi uomini ti farò volare via la testa. Deve essere molto divertente questo gioco e voglio parteciparvi anch'io, anche se non mi avete invitato. Avrei fatto bene ad ucciderti subito, brutto porco, ma voglio darti la possibilità di difenderti. Prendi la pistola. Andiamo, Charlie, che aspetti? Hai paura, Charlie? Prendila, ho detto. Tuo padre non dette nessuna possibilità di difendersi a mio padre.
Conterò fino a 5, Charlie. Guardate come trema il vostro coraggioso capo. Cerca di dominarti. Thank you.
for one, they somebody broke my heart. And my parents, I saw the line. Killed by hands, hands without name. That day, I promise to myself to find them in every place. Cause I couldn't live no more, no more. Oh,